sono Dedè e ti do il benvenuto sul mio canale se non ci conosciamo. Ti ringrazio di essere tornato se invece non è il mio primo video che guardi. Oggi vorrei parlarti di come rimuovere le macchie dal materasso. Purtroppo capita che il materasso si macchi per via del sudore in estate, di bevande rovesciate nella colazione a letto oppure di pipì per chi ha dei bimbi piccoli o dei gatti un po' stressati. Prima raccomandazione, pulite il materasso al mattino e in estate, in modo che con il caldo asciughi in fretta, non resti umido e possiate dormirci dalla sera stessa. Secondo consiglio, lasciate aperte le finestre per l'intera giornata, sfruttate inoltre una camera soleggiata. Terza raccomandazione, quello che vedete che sto rimuovendo è un coprimaterasso con il lato interno impermeabile, che se avessi messo prima mi avrebbe evitato di girare questo video. Quindi per tutti quelli che hanno bimbi o animali ve lo consiglio vivamente e vi metto il link in descrizione. Nel mio caso queste sono tracce di qualche mese fa, già igienizzate con aceto e vaporella a 120 gradi per evitare il proliferare di batteri e rimuovere cattivi odori. Tuttavia, erano rimaste queste orrende macchie sul tessuto. Ho approfittato del caldo estivo per smacchiare una volta per tutte il nostro materasso. Come avete potuto vedere, sul nostro materasso erano presenti una macchia grande centrale sul lato liscio che abbiamo visto prima, mentre su questa faccia del materasso era presente quest'altra macchia a livello della testata del letto e una sui piedi. E ora ecco l'occorrente: aceto di vino bianco, polvere di bicarbonato di sodio e acqua ossigenata. Solo per macchie ostiche o recenti consiglio anche una spazzolatura con gel a base di candeggina. Inizio con applicare il bicarbonato in polvere stendendolo uniformemente su tutto l'alone giallastro. Verso l'aceto su tutta l'area. Per pulizie più rapide potete anche nebulizzarlo con uno spray, in modo che impieghi meno tempo per asciugare. Un'oretta aggiungo l'acqua ossigenata in abbondanza su tutta la macchia per disinfettare e sbiancare allo stesso tempo. Sposto l'area umida in posizione soleggiata. Approfitto per ricordarti che se ti piace questo tipo di video, iscrivendoti al canale ne troverai molti altri e resterai aggiornato su pubblicazioni future. Dopo circa 8-12 ore troverete tutto asciutto e perfettamente smacchiato. Io vi mostro il risultato a 6 ore di distanza, quindi ancora un po' umido come potete vedere,
per sfruttare la luce naturale per la ripresa. Ma vedete come le macchie gialle non siano più visibili da ambo i lati del materasso. Come ultima operazione, passo l'aspirapolvere alla massima potenza su tutto il materasso per andare a rimuovere non solo la polvere, ma anche i residui di bicarbonato. Davvero soddisfatta del risultato e pertanto voglio farvi vedere un confronto tra il dopo con il materasso smacchiato e bianco e il prima con l'evidente macchia giallastra. Stesso discorso vale per il lato opposto del materasso, con un prima con un'evidente macchia giallastra e un dopo con un materasso candido. Spero di esserti stata utile. Se conosci altri metodi per risolvere questi inconvenienti, per favore scrivimi pure nei commenti, sono davvero curiosa. Se invece non conoscevi questo metodo e il video ti è piaciuto, lasciami un like e te ne sarò grata. Ti auguro buona giornata e torna a trovarmi. Ciao!